San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti, fu uno di quei grandi uomini, potenti in opere e parole, che nel secolo dell'enciclopedismo e della rivoluzione Dio inviò alla sua Chiesa perché con la virtù e la santità servissero di argine al vizio e con la predicazione assidua del Vangelo richiamassero le anime dei traviati alla divina scuola delle verità rivelate. Per oltre 40 anni egli percorse ogni regione d'Italia e con la luce della parola e degli esempi, sostenuta e corroborata dalla forza dei prodigi, convertì innumerevoli peccatori, ridusse gli erranti alla fede e fu guida e sostegno alle anime chiamate a servire Dio nella più alta e più perfetta via dei consigli evangelici. Con ragione, perciò, la Chiesa, in un'antifona, lo saluta come cacciatore di anime, araldo del Vangelo e lucerna risplendente. Ma dove Paolo apprese la sapienza di cui fu ripieno? Da quale ricca sorgente attinse la forza e lo spirito che rese la sua parola di tanta efficacia per la conversione delle anime, principalmente dalle piaghe di Cristo, in vulneribus Christi? San Paolo della Croce, infatti, non trascurò di studiare sui libri degli uomini, più di tutto studiò sul crocifisso, libro scritto Intus et Foris, che egli ebbe sempre sotto gli occhi, sempre meditò e portò nel cuore e prese a soggetto principale della sua predicazione, facendo suo in tal modo il programma del grande apostolo delle genti. Nos autem predicamus Christum crucifixum. Il motto paolino, noi predichiamo Cristo crocifisso, è alla base della spiritualità del nostro santo e costituisce anche il segreto del suo apostolato, caratterizzato da un ardente desiderio di vedere distrutto il regno di Satana e riconquistare le anime a Dio, anche a costo della vita. Un giorno, rapitolo in estasi, Gesù lo nascose nelle sue piaghe adorabili e dopo averlo investito della sua luce celeste, gli svelò l'orribile trama dei peccati del genere umano. E fu allora che il cuore di San Paolo della Croce si infiammò al punto che quando predicava la passione di Gesù, sembrava che da un momento e l'altro la sua anima dovesse staccarsi dal corpo. Nessuno sapeva parlare della passione di Gesù come il padre Paolo. Spesso diceva: vorrei, se mi fosse possibile, attaccar fuoco di carità per bruciare non solo chi ci passa vicino, ma anche i popoli lontani, perché tutti amino e conoscano il sommo bene. Il suo modo di vivere era già una testimonianza viva del mistero, ma quando alzava il dito in segno di ammirazione e indicava il crocifisso dicendo «Un Dio morto per me», si sentiva il pianto della gente che ascoltava commossa San Paolo della Croce. Aveva ricevuto da Dio il dono di saper entrare in sintonia psicologica e spirituale con chi lo ascoltava e se piangeva lui non poteva non piangere chi sentiva le sue parole. Paolo Francesco Danei nasce a Ovada, un piccolo paese dell'Alessandrino, in Piemonte, ed è il primo dei 16 figli che allietano la casa di una famiglia di origini nobili, ma in difficoltà economiche. Fin
fin da piccolo mostra un grande interesse per la religione e una fede molto solida, nutrita con la partecipazione quotidiana alla messa, la frequentazione dei sacramenti e la pratica continua della preghiera. Ma per aiutare la famiglia inizia a lavorare con il padre. La sua vocazione però lo porta altrove. Infatti, nel 1713 succede qualcosa nella vita di Paolo Francesco, per cui egli decide di vivere come un monaco eremita, pur non appartenendo ad alcun ordine. All'età di 26 anni il vescovo gli concede di sistemarsi in una cella dietro la chiesa di Castellazzo. Qui matura l'idea di fondare una nuova congregazione, detta dei poveri di Gesù. All'interno della cella, per oltre un anno, si impegna a scrivere la regola che sarà improntata all'amore per la croce. Questa infatti sarà la spiritualità tipica dei religiosi che Paolo guiderà in un'epoca di fede debole. Abbracciare la scelta più impopolare, quella che passa attraverso la croce e il sacrificio. Inizia a farsi chiamare Frate Paolo della Croce e a soccorrere poveri e ammalati, nei quali riesce a contemplare il volto di Gesù crocifisso. Finalmente, nel 1727, Benedetto XIII autorizza Paolo a raccogliere intorno a sé dei compagni che lo aiutino. Il primo sarà suo fratello carnale, Giovanni Battista. I due vengono ordinati sacerdoti nel corso dello stesso anno. Nasce così il primo nucleo dell'ordine dei Chierici Scalzi della Santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, poi detti Passionisti. Alla base c'è una radicale appartenenza alla croce di Gesù. È la concezione che la sua passione non sia solo un inevitabile presupposto per la redenzione del peccato, ma la massima espressione dell'amore di Dio per l'uomo. I primi religiosi vengono formati come predicatori, non combatteranno i turchi con le armi, ma con la parola sconfiggeranno l'ignoranza, l'irreligiosità e l'abbandono del Vangelo. Paolo della Croce ha parlato e scritto molto, forse 10.000 lettere più, storiche le sue predicazioni durante il giubileo del 1750. La sua vita, però, trascorre in gran parte in solitudine, nel ritiro sul Monte Argentario in cui si è trasferito e dove ha fondato il primo convento. Da qui parte per missioni dirette nelle zone più povere della Maremma e nelle isolette più remote dell'arcipelago toscano, in cui è difficile far penetrare la parola di Dio. Nel 1771, grazie alla collaborazione di Madre Crocefissa Costantini, fonda a Tarquinia il ramo femminile della congregazione, ovvero le monache claustrali che diventeranno le suore passioniste di San Paolo della Croce, una congregazione di vita apostolica consacrata alla missione educativa, soprattutto alle donne vittime di violenza e sfruttamento. Paolo muore a Roma nel 1775 e sarà canonizzato da Pio IX nel 1867. San Paolo della Croce, il santo della passione di Gesù Cristo,
Il crocifisso è stato il segreto della sua vita di mistico, di apostolo e l'idea ispiratrice della sua congregazione. Ai passionisti, suoi figli, ha affidato il compito di prolungare nei secoli il suo spirito e il suo messaggio. Punti chiave della spiritualità di San Paolo della Croce. Primo, abbandonarsi a Dio. La più grande perfezione di un'anima consiste in un vero e totale abbandono fra le mani del sommo bene. 2. Con la preghiera. È cosa eccellente e santissima pensare alla passione del Salvatore e meditarla. Questo è il mezzo per arrivare all'unione con Dio. 3. Stando sulla croce. Mi rallegro che Dio vi distacca da ogni soddisfazione per insegnarvi a servirlo con una maggiore purezza di intenzione. 4. Per conformarsi alla divina volontà. La tentazione contro la fede è la meno pericolosa e porta grandi beni all'anima che è fedele a combatterla. 5. Come Gesù. Come il caro Gesù ha voluto che la sua santissima vita sulla terra passasse sempre in mezzo a pene, fatiche, sforzi, angosce, disprezzi, calunnie, dolori, flagelli, chiodi, spine, fino all'amarissima morte in croce, così egualmente quelli che si avvicinano a lui devono condurre la loro vita in mezzo alle pene. E poi conclude: amiamo dunque Dio, facciamoci molto piccoli e Dio allora ci farà grandi. Amen.